Siamo con Caterina Ganz in quel di Milano in occasione della presentazione del Tour de Ski. E proprio il Tour de Ski per te significa tanto, perché comunque è la gara che si svolge vicino a casa tua. Sì, l'anno scorso è stata la mia prima edizione e è stata veramente un'emozione per me salire sia sul Cermis che correre quel sabato lì allo stadio di Lago. E spero di, cioè è un mio obiettivo quest'anno di partecipare ancora e di fare ancora meglio dell'anno scorso. Quanto è stato bello per te comunque gareggiare davanti alla tua famiglia, vedere lì tutti coloro che comunque ti hanno spinta fin da bambina sugli sci, hanno sempre tifato per te, ti hanno sempre sostenuto, a vederli lì a bordo pista gareggiare sulla pista di casa. Sì, beh, sicuramente per un atleta avere lì la famiglia, le persone che ti vogliono bene è bellissimo, anche se ti dirò che quando vado all'estero sono da sola, sto bene anche così. È importante, no? Perché ovviamente non ti potranno seguire ovunque, però volevo chiederti proprio quanto è importante avere al fianco, no? Anche una famiglia che ti aiuta, che ti sostiene. Io ho sempre in testa le tue sorelle che erano andate a ritirare il pettorale giallo di vincitrice dell'Opa Cup, perché tu eri in Coppa del Mondo. Sì, diciamo che io ho iniziato a sciare un po' tardi e nella mia famiglia lo sport non è l'unica cosa. Anzi, non è mai stata, diciamo, la cosa più importante, però ho iniziato grazie al papà e mi è sempre stato vicino in questi anni senza essere mai invadente, e quindi per me è stata la cosa, diciamo, sicuramente più importante. E le mie sorelle e i miei fratelli non sono sportivi come me, però ci tengono tanto e sono la mia forza sicuramente. Ci hanno detto prima che la 100ª gara della storia del Tour de Ski sarà la prima del venerdì. Ho guardato il calendario, la 10 km in tecnica classica femminile, quindi gareggerai in una gara storica e peraltro forse il tuo format di gara preferito. Sì, sicuramente le gare in cui punto di più sono le gare in classico, perché è dove ho dimostrato di potercela fare di più e sono quelle che mi piacciono di più e sono quelle anche dove io mi sento più forte. Quindi la 10 in classico a Lago sicuramente ci tengo a farla bene, e come tutte le altre, insomma, della stagione. Non ti chiedo obiettivi stagionali, volevo chiederti che lavoro hai fatto quest'estate. Mi è stato detto, per esempio, da Simone Paredi che hai lavorato molto anche ai cambiamenti sulla tecnica. Ma sì, ho avuto la fortuna di finire la stagione, di fare tutta la stagione passata insieme a lui, sia l'estate che l'inverno, e di riniziare un lavoro insieme a lui e alle mie compagne quest'anno. E sapevamo su cosa dovevamo lavorare e il mio problema era un po', dovevo sistemare alcune cose tecnicamente e soprattutto in skating, e ci sto lavorando, qualcosa si è visto, e però ci sto lavorando e sono molto contenta del lavoro che ho fatto con lui e sono pronta. Questa è una frase molto importante, sono pronta. E l'ultima cosa che volevo chiederti, è nata una bella amicizia tra te e Anna Comarella già dall'anno scorso, penso anche già in precedenza, però ora che siete sempre insieme in camera, insomma è un bel rapporto il vostro. Sì, con Anna siamo le compagne di distanza ormai da 2 anni e è bello perché siamo diverse, perché abbiamo dei caratteri diversi. Però forse è questo quello che ci aiuta a andare d'accordo e aiutarci quando veramente abbiamo bisogno l'una dell'altra. A me aveva colpito l'anno scorso, avevo visto un bel abbraccio che vi eravate date dopo la gara di Seefeld, cioè si vede che c'è veramente un bel rapporto tra voi. Quanto è importante avere anche questo genere di amicizia all'interno della squadra? Sì, ecco, a Seefeld era la cosa che parlavo prima, io non era andata come volevo, e per me lei è stata molto importante perché passiamo tantissimi giorni insieme durante l'anno e sono davvero contenta di aver trovato una persona che può essere un pezzo della mia famiglia, diciamo. Quindi quando non stavo così bene, magari ero un po' arrabbiata, lei mi ha sempre aiutato come l'ho aiutata io.